una realtà straordinaria con professionisti e strutture qui al Policlinico veramente all'avanguardia. Siamo leader in Italia nei trapianti di cuore, ma anche tutto il resto dei trapianti di rene, di fegato e quant'altro, c'è veramente una eccellenza. Questo è dovuto sia alla professionalità ma anche e soprattutto per le donazioni. Le donazioni significa sostanzialmente donare vita. Vita in un contesto di solidarietà non solamente predicata ma anche assolutamente praticata. Quindi un grande evento questo, straordinario, cioè per far sì che la cultura della donazione possa continuare e essere estremamente e ulteriormente ci implementa. L'evento di oggi è un evento importante, tra l'altro sottolinea l'importanza della donazione, è un momento per ringraziare le famiglie dei donatori, c'è bisogno ovviamente di crescere sempre di più per quanto riguarda la cultura della donazione. Per il Policlinico di Bari, che ha una grande attività trapiantologica, soprattutto in crescita negli ultimi anni, noi abbiamo il Policlinico di Bari nel 2023, è cresciuto ancora come trapianti, sono stati oltre 200 e tra l'altro nel 2024 il primo quadrimestre dà delle stime di crescita ulteriore, per cui 200 circa del 2023 in previsione potrebbe diventare addirittura 240 secondo l'andamento del primo quadrimestre nel 2024. È un'azienda con una forte connotazione trapiantologica. Stiamo già facendo in questi giorni degli incontri tra la direzione generale dell'azienda e tutti i gruppi di equip che si occupano di trapianti, proprio per vedere cosa c'è bisogno di fare per migliorare ancora di più, perché ovviamente si raggiungono già punti di eccellenza in tutti i settori, però ci sono progetti anche futuri che noi possiamo prevedere, che stiamo prevedendo, che sono quelle anche del trapianto di polmone, di pancreas, e quindi c'è da lavorare per potenziare sempre di più. Sicuramente l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico ha una forte connotazione in tal senso e credo che possa ambire a diventare un centro di riferimento sempre più nazionale su questo settore. Le potenzialità ci sono. E ci sono grandi professionisti che si occupano in tutti i settori, quindi c'è una voglia, tra l'altro si nota una voglia di crescere sempre di più, molti sono anche colleghi giovani che si occupano di trapianti, che siano medici, infermieri, equip infermieristi, e c'è veramente uno stimolo a crescere, quindi il compito poi della direzione generale in un ambiente di questo così con tanto entusiasmo è proprio quello di favorire sempre di più quello che viene dato proposto. In crescita, siamo molto contenti, abbiamo registrato un trend in aumento dal 2021, siamo passati da 123 trapianti a 137 nel 2022 e l'anno scorso abbiamo registrato ben 204 trapianti. Devo dire che anche quest'anno il trend è in aumento, in proiezione, oggi siamo arrivati a 72 trapianti già effettuati, quindi la proiezione è di arrivare a 240 nel 2024. Siamo in questo momento il centro che esegue il più alto numero di trapianti di cuore, quindi un ringraziamento particolare deve andare alle nostre famiglie. È aumentata la sensibilità alla cultura del dono, le nostre famiglie donano di più, abbiamo ridotto le opposizioni, siamo passati dal 41% al 30% di opposizione e questo dato ci riempie veramente di orgoglio. Ma un grazie lo devo anche a tutte le donne e gli uomini del programma Trapianti che sono riusciti a mettere in atto una squadra che lavora all'unisono, che si spende per il paziente visto come persona. Andiamo avanti, c'è ancora molto da fare perché non riusciamo a soddisfare la domanda, quindi dobbiamo ulteriormente incrementare il numero delle donazioni, dobbiamo ridurre le opposizioni. Oggi presentiamo per la prima volta forse l'unico corto presente oggi in Italia, è un corto che
dà ragione a chi lavora tutti i giorni 24 ore su 24 per il programma Trapianti. Sarà proiettato per la prima volta oggi qui in aula e noi ci auguriamo di poterlo portare in tutte le scuole italiane. Ne parlavo con il nostro direttore del Centro Nazionale Trapianti per poter sensibilizzare i nostri ragazzi alla cultura del dono. Spero possa essere apprezzato. Allora, il 2023 è stato per la Rete Nazionale Trapianti un anno estremamente importante, un anno che ci ha portato a un aumento di quasi il 15% del numero di trapianti effettuati da donatore e cadavere. A questo aumento ha contribuito anche la Puglia, che è una regione in grande sviluppo, in grande espansione, su cui noi come Rete Nazionale Trapianti contiamo veramente molto. Credo che questo evento organizzato a ridosso del centenario dell'Università di Bari sia un'occasione importante per dare luce dei risultati raggiunti che sono enormi per la nostra università, da sempre a servizio della conoscenza e del progresso. Si sono create delle condizioni ideali per cui che hanno generato un prototipo di eccellenza, di buona sanità. Abbiamo avuto una rete, l'università, l'azienda ospedaliera, la Puglia. Questa rete ha guardato alla ricerca di eccellenza, ha guardato alla cura del paziente, ha consentito a delle idee, a dei progetti di realizzarsi. Abbiamo avuto delle persone, il professor Gesualdo, il professor Battaglia, che hanno lavorato intensamente a questi progetti, oltre a tutto il personale che ha fatto più da sfondo, medici, ricercatori, personale sanitario. Credo che questo sia anche un evento in cui sia al centro un po', sono al centro i valori della solidarietà, della generosità, perché donare un organo è donare la vita. Quindi io credo che il ringraziamento maggiore vada ai pazienti che hanno donato e ai loro familiari. E credo che il fine ultimo di questa giornata sia l'invito a chi ci ascolta, alle persone, alla popolazione, ad aderire sempre di più a questa missione. Grazie.